Inizia la kermesse di ATA sul riciclo. Oggi verrà presentato un accordo ANCI con AI. In cosa consiste? L'accordo ANCI-CONAI è molto importante per le aziende di gestione dei rifiuti come ATA e come tutte quelle che sono associate a Federambiente, in quanto è l'accordo che regola le modalità, i criteri, l'entità per compartecipare da parte del CONAI ai costi della raccolta differenziata. È un accordo che ha una validità quadriennale, è stato rinnovato dopo un lungo periodo di trattativa che viene svolta per conto di coloro che organizzano la raccolta differenziata dall'ANCI, dall'Associazione dei Comuni, ed è un accordo che in qualche modo deve favorire lo sviluppo della raccolta differenziata sul territorio nazionale. Perché è importante? Perché oltre ad assegnare le risorse ai comuni e alle aziende per sostenere parte dei costi della raccolta differenziata, consente di avviare a riciclo quantità importanti di rifiuti e dietro, come dire, le quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata da avviare a riciclo c'è un sistema di imprese nazionale con molti occupati che nel corso di questi anni si è molto sviluppato, segnando anche una controtendenza rispetto all'impresa manifatturiera. Questo per testimoniare che la raccolta differenziata, il riciclo, l'industria del riciclo sono molto importanti e vitali al di là e non solo per la gestione dei rifiuti e per la tutela dell'ambiente. Ecco, Federambiente, qual è la frontiera oggi del riciclo e della raccolta differenziata? Ma noi stiamo lavorando come associazione per sostenere, per aiutare le imprese associate a sviluppare la raccolta differenziata in tutte le aree del paese. Il nostro è un paese che al di là dell'immagine spesso negativa che ha sulla gestione dei rifiuti, proprio sulla raccolta differenziata e sul riciclo sta raggiungendo e ha raggiunto risultati di livello primario in Europa. Per esempio nel riciclo della carta, del cartone, dei materiali cellulosici ai vertici a livello europeo. Noi quindi stiamo facendo in modo attraverso la collaborazione con ANCI nella definizione dell'accordo ANCI-CONAI, ma anche sostenendo le nostre imprese con contributi di natura tecnica, con seminari, con attività, diciamo, di confronto e di comparazione tra le migliori modalità per la raccolta differenziata, affinché in tutto il paese si sviluppi la raccolta differenziata per raggiungere gli obiettivi di legge. In Italia gli obiettivi di legge sono percentuali della raccolta differenziata, mentre ricordiamo in Europa sono percentuali di effettivo riciclo. In particolare al 2020 sono stabiliti degli obiettivi di effettivo riciclo per alcune delle frazioni a tutti noi più note come vetro, carta, plastica al 50%. E sono in discussione nuove disposizioni normative di carattere europeo che eleveranno significativamente queste percentuali di riciclo al 2030.